Macro categoria imprese, categoria energy. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, energie rinnovabili. Andiamo a leggere la motivazione. Per essere un'eccellenza italiana, leader tecnologico nel settore delle energie rinnovabili e del fotovoltaico. In particolare per essere una realtà dalla spiccata vocazione ambientale e per aver sempre puntato sull'innovazione, dimostrando coerente e costante attenzione rivolta al cliente. Il premio va a EMC Holding. Saluto il CEO Daniele Iudicone che è collegato con noi. Ben trovato, grazie per essere qui e complimenti. Un saluto e grazie a voi, grazie del premio, grazie dell'invito. È un grandissimo piacere oggi essere qui collegato e commentare un premio così importante. Cosa significa per voi, soprattutto in questo momento particolare che stiamo vivendo? Ha una valenza molto importante per tutta l'organizzazione. In realtà questo è stato un anno molto duro perché naturalmente dal momento del lockdown, del primo lockdown in avanti, tutta l'organizzazione è stata sotto stress ed ha reagito con tutte le sue risorse, con tutte le sue competenze per portare innovazione, per stare vicino al cliente e per continuare nella nostra grande mission, che è quella di rendere il nostro paese, un paese più sostenibile e basato sull'energia rinnovabile. Quindi tutta EMC Holding dall'inizio alla fine, dal più anziano all'ultimo arrivato, hanno contribuito a mantenere l'innovazione, a mantenere la ricerca attiva e siamo arrivati quindi ad oggi, dove poi stiamo cavalcando il mondo del super bonus, un'altra situazione molto importante ma anche molto sfidante, dove abbiamo portato tanta innovazione. Questa premiazione delle fonti quindi ha una doppia valenza perché va anche a premiare un momento, un team che ha reagito in maniera splendida, un team che ringrazio naturalmente qui pubblicamente in un periodo molto difficile. Assolutamente, beh, innovazione è la parola che abbiamo forse tra le altre sentito dire di più in questo periodo, declinata in tantissimi modi, ma sappiamo molto bene, per esempio, lei ha citato il discorso del super bonus, che ci sono anche da qui in avanti degli step da rispettare proprio come paese da questo punto di vista, per essere chiaramente competitivi anche all'estero, ma comunque anche per noi stessi, no? Corretto, corretto. Sicuramente il super bonus è uno di quei momenti che le imprese come le nostre devono sfruttare. Arriva in un momento, sicuramente appunto abbiamo detto particolare, ma arriva anche in un momento in cui le nostre infrastrutture sono pronte per recepirlo. C'è la collaborazione delle banche, c'è la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, c'è la collaborazione dei principali gruppi assicurativi e ci sono tutti quanti i fornitori di materie prime, quindi appunto da chi fornisce le pompe di calore ai, diciamo, i vari componenti degli impianti fotovoltaici che sono pronti e stanno viaggiando insieme a noi, insieme a tutto quanto il comparto per innovare e per portare verso il green tutta quanta la nostra penisola. Naturalmente lo facciamo per noi, lo si fa per il paese, lo si fa per il cliente, lo si fa anche per portare, perché no, per una delle prime volte magari una leadership in un mondo importante in tutta Europa, quindi una leadership puramente italiana che noi andiamo a contribuire a portarci a casa come appunto il paese più innovativo e più avanti nel mondo dell'energia rinnovabile. Oggi è possibile farlo, è possibile grazie al super bonus, ma è possibile anche grazie a tutta quanta l'organizzazione e a tutto il sistema che sta lavorando in maniera congiunta e coesa per raggiungere un obiettivo molto importante. Certo, ecco, quindi da qui in avanti quali sono i prossimi passaggi vostri, intendo dire, come team per il futuro? Allora, in questo momento noi stiamo lavorando con tutti quanti i principali gruppi bancari, gruppi assicurativi per creare più possibile un prodotto che sia user friendly, chiamiamolo così, dal punto di vista del super bonus, quindi che possa permettere al cliente finale di accedere al super bonus senza andare incontro alla burocrazia, senza andare incontro a tutte quelle che sono i vari
i vari passaggi che sono, diciamo, abbastanza lunghi da dover percorrere per poi andarsi a portare a casa un intervento di riqualificazione energetica a costo zero, diciamo così. E quindi c'è una collaborazione molto importante da parte di tutti quanti, appunto, i gruppi finanziari, e poi naturalmente anche una collaborazione che è fondamentale da parte dei fornitori di materie prime. Noi, come EMSI Holding, con il marchio fotovoltaico semplice, lavoriamo essenzialmente nella parte del fotovoltaico. Abbiamo un marchio che è riscaldamento costo zero, che sfrutta la cosiddetta pompa di calore e la climatizzazione, che poi è l'intervento trainante del super bonus. Qui ci sono tante aziende con cui stiamo lavorando che ci stanno fornendo la tecnologia per poter portare le pompe di calore più diffuse, diciamo, possibile sul territorio nazionale. In questo momento vantiamo oltre 600 cantieri attivi che stiamo presentando ad Enea per le incentivazioni. Contiamo di farne diverse migliaia nel 2021, quindi sarà un anno sicuramente all'insegna del super bonus, all'insegna del green, e naturalmente in quest'anno non dimenticheremo l'innovazione e continuare a lavorare per dare un prodotto più all'avanguardia possibile. D'accordo, insomma, questo è il premio Eccellenza dell'anno Innovazione, Leadership, Energie Rinnovabili. Insomma, abbiamo cercato anche di spiegare come si declineranno queste competenze. Quindi, grazie a Daniele Iudicone, CEO di EMC Holding. Complimenti naturalmente per questo riconoscimento a lei e a tutta la sua squadra. Grazie. Grazie a voi, grazie.